Bene, buongiorno a tutti, lezione numero 29. Oggi, ieri abbiamo dato una dignità alla morte del Pac-Man, oggi diamo, diciamo, una dignità alla morte e risurrezione del fantasmino che dovrebbe, una volta che Pac-Man lo manda, dovrebbe tornare, beh, qua sono morto, dovrebbe tornare alla sua casetta e risorgere. Quindi ieri abbiamo fatto tra l'altro, vedete che Pac-Man non muore quando è in modalità Frightened e Fantasmino. Ieri abbiamo fatto la transizione nella modalità Frightened, oggi dobbiamo terminare questo lavoro. Quindi dobbiamo intanto fare insomma, il fantasmino che lampeggia, e poi, una volta fatto questo, dobbiamo poi nel fantasmino dire che quando Pac-Man lo mangia, il fantasmino deve entrare in una modalità che lo fa tornare poi a casa e poi uscire. Quindi abbiamo un po' di cose da fare. Intanto, rispetto a quello che abbiamo fatto ieri, vorrei fare un piccolo appunto. Ieri, quando abbiamo introdotto un nuovo concetto nei videogiochi molto utilizzato, ovvero quello di stato temporaneo. Uno stato temporaneo, noi lo modelliamo, uno stato temporaneo che ha a che fare comunque con un'animazione, lo modelliamo con un flag booleano, un contatore che ci fa capire quando è iniziato. Cioè, da quanto è iniziato questo stato temporaneo, e poi ci vuole una durata che in questo caso è definita da un parametro globale che indica 9 secondi, per esempio, la durata di questo stato. È più corretto, anzi, è corretto anche nel caso del Pac-Man, introdurre esplicitamente una variabile di tipo durata, quindi frightened duration. E questi tre, diciamo, vanno sempre un po' insieme, cioè anche in Super Mario, anche in altri giochi, per ogni stato, per ogni animazione temporanea ci sarà una cosa del tipo è in quello stato, da quanto è in quello stato, quanto deve durare quello stato. Per esempio, pensate al salto di Super Mario, al salto di Mario, sta saltando, da quanto sta saltando, perché per esempio se sta saltando da un certo tempo, devo farmene, che ne so, introdurre la gravità, la velocità deve decrescere, ci sono tante cose che posso considerare, e poi quando la cosa finisce, finisce, cioè deve esaurirsi in un certo tempo. In questo caso, chiaramente, noi nel costruttore non gli andiamo a mettere zero, ma gli andiamo a mettere proprio la durata prevista dal gioco originale, quindi com'è Ghost Frightened Duration. Per game FPS, per coerenza, questo è un attributo che fa coppia con counter. Questo misura il numero di frame, quindi anche questo lo facciamo in numero di frame. A questo punto, quindi, nel codice non dobbiamo più inserire questo, ma inseriamo proprio, è più corretto inserire una variabile dell'oggetto. Questo ci consente anche, in effetti è così, nella progressione dei livelli, questi fantasmini stanno in quello stato sempre meno tempo, quindi magari nasce, insomma, il livello aggiunge una difficoltà, quindi non devo nemmeno ripopolare il livello da zero, e do ai fantasmini già presenti, gli dico, guarda, aumenta di difficoltà, quindi riduci questa duration, che ne so, riduci la del 10% ogni volta, giusto per avere un'idea di cosa stavo dicendo. Bene. Ovviamente questo continuerà a funzionare, abbiamo soltanto messo quel numero in una variabile. A questo punto dobbiamo introdurre il lampeggiamento del fantasmino, quindi dove noi abbiamo fatto l'animazione, qui abbiamo detto se lui è spaventato, esegui questo ciclo di due animazioni del fantasmino blu. Però quando il fantasmino non è spaventato, ma cioè è spaventato, ma si sta per esaurire. Quindi, quando raggiunge, che ne so, il tempo limite, ecco qua, seconds before blinking, cioè quando raggiunge questo tipo di durata, quindi questa è una seconda durata, una durata intermedia, dopo questa durata lui deve iniziare a lampeggiare. Quindi sicuramente dovremo fare qualcosa nel metodo di animazione, perché in questo momento abbiamo solamente detto alterna la texture di Fantasmino Blu, ce ne sono due, quindi alternale tutte e due. Però se per esempio dobbiamo fare una cosa di questo tipo, se per esempio se
Frightened Counter è minore di, beh, a questo punto dobbiamo introdurre anche l'altra duration. Introduciamo int frightened blink duration, come lo chiamiamo? Non è duration, sarebbe quando inizia a lampeggiare, quindi sarebbe blink start, una cosa del genere, blink beh, adesso lo chiamiamo blink start, poi magari ci ragioniamo sul nome. Questo ovviamente lo poniamo pari a ghost blinking per game FPS, quindi è il numero di frame dopo il quale deve iniziare a lampeggiare, quindi se è minore di questo istante, allora è giusto fare come abbiamo fatto. Ma se non è minore di questo istante, beh, deve lampeggiare. Ecco, lampeggiare significa fare un ciclo di animazione più esteso. Per esempio, non a 2, ma a 4 o di più, fatemi pensare. Dobbiamo prendere il gioco originale, effettivamente. Quindi, gioco originale sta qui. Dov'è il fantasmino che lampeggia? Ecco qua. Dovrebbe iniziare a lampeggiare da un momento all'altro. Ecco qua. Quindi il fantasmino si muove, c'ha la sua doppio ciclo di animazione, poi a un certo punto c'è questo, vedete, questo lampeggiare che ci fa capire che sta effettivamente riattivandosi. Bene, quindi l'animazione adesso ha più di due cicli, no? Dobbiamo ragionarci però, se facciamo un'animazione strettamente a quattro cicli, significa che lui ha due cicli, fammi prendere la sprite, e la qualità del risultato dipende da quello che stiamo per decidere. Ovviamente ci saranno decisioni più, cioè c'è un modo semplice di farlo, che però se noi facciamo un secco ciclo di quattro animazioni, lui passerà da questo a questo, a questo, a questo e poi a questo. Effettivamente lampeggia, però lampeggerà forse molto, lampeggia con la stessa velocità, no, anzi con una velocità divisa in due, perché passa, questa è la velocità di animazione della, che ne so, delle fronde del fantasmino, e questa invece è la velocità del lampeggio, del lampeggio, dell'lampeggiamento, quindi beh, sì, si potrebbe fare, magari vediamo il risultato. Diciamo, questo è l'approccio più facile, cioè fare un'animazione a quattro cicli. Però a quattro cicli significa che qua dentro ci deve essere appunto una texture, un vettore di quattro animazioni. E questo era un po' quello che vi dicevo l'altra volta, cioè questo Frightened possiamo decidere di farlo un po' più lungo, e quindi anche a livello di richiesta alla sprite, questo spiega perché effettivamente alla sprite era già predisposta per il terzo e il quarto e la quarta iterazione di questa animazione. Ovviamente noi le due e le tre non le usiamo, anche due e tre, non le usiamo quando lui non sta lampeggiando. Vedete, questo comunque c'è un resto della divisione per due, quindi se stiamo in questa if, comunque noi accediamo o alla zero o alla unesima texture di questo ciclo. Se invece vogliamo lampeggiare, non ci resta altro che estendere questo ciclo a quattro iterazioni. Ecco, quindi quante righe di codice abbiamo scritto? Due, tre, insomma, veramente poca roba. Magari il risultato non è proprio fedelissimo al Pac-Man originale, a occhio, il Pac-Man originale fa un po' di cicli sul fantasmino blu e poi un po' di cicli sul fantasmino bianco, però vabbè, intanto vediamo il risultato. Mi sa che non sta andando. No, non è male, dai. Possiamo accettarlo, ovviamente, ripeto, si può fare di meglio, però dobbiamo andare avanti in altre cose. Quindi riproviamo. Magari stavolta metto un rallentatore. Anche se il rallentatore rallenta soltanto la velocità, non dovrebbe rallentare l'animazione. Infatti, beh, ragazzi, è accettabile. Direi che va bene così. Quindi abbiamo implementato questo lampeggiare del
del fantasmino, semplicemente estendendo il ciclo da 2 a 4 animazioni. Una cosa che ieri mi faceva notare un vostro collega, ed è una cosa che ci fa comodo fare adesso, sembra quasi una pignoleria, però ci verrà molto comodo. Quando il fantasmino è spaventato, la direzione di movimento è casuale. D'altro canto, però, quando il fantasmino entra nella modalità spaventato, inverte la sua direzione. Quindi è successo ieri, l'ha visto un vostro collega, che il fantasmino inverte la direzione. Poi magari sta in prossimità di un nodo e siccome deve scegliere una direzione casuale, sceglie proprio quella inversa rispetto a quella dove sta andando e quindi si reinverte. E quindi a volte succede che quando un fantasmino entra in modalità frightened, fa una specie di avanti e indietro, lo fa una volta, chiaramente, però questo è un comportamento non è assolutamente coerente con il gioco originale. Nel gioco originale il fantasmino non può cambiare direzione, se non quando entra in modalità frightened. Quindi in quel momento la può cambiare, anzi la deve cambiare, inverte la direzione. Ma quando raggiunge un nodo, il comportamento casuale comunque non include anche la direzione da cui stava provenendo. E in effetti questa è una regola che vale per tutte le modalità, anche quando implementeremo, se implementeremo la modalità scatter, lui non può scegliere tra le direzioni disponibili, quella da cui sta provenendo. Infatti abbiamo fatto tutto un ragionamento di dire, guarda, crea una lista di direzioni candidate, tra questa lista non ci puoi mettere la direzione inversa, tra queste che tu hai calcolato, quindi esclusa la direzione inversa, ovviamente sì, vacci se stai in un vicolo cieco, è l'unica cosa da fare, quindi per carità, però se hai delle alternative, scegli come in questo caso minimizza la distanza, quindi tra le alternative scegli quella che minimizza la distanza qui idea, che ne so, dal Pac-Man. Dovremmo fare una cosa molto simile qui per evitare che lui scelga di tornare indietro. Quindi io una cosa che voglio invitarvi a ragionare è il fatto che questo codice che abbiamo messo qui è un codice molto più generico di quello che sembra, perché in questo codice il ragionamento è: beh, intanto vedi dove puoi andare, escludi però la direzione inversa. Beh, se proprio non sai dove andare, perché sei in un vicolo cieco, vacci nella direzione inversa e basta. Ma se c'hai una direzione diversa da quella inversa, scegli quella che minimizza la distanza da un certo punto. Il punto in questo caso è proprio Pac-Man. Ma ragazzi, se siamo invece in modalità scatter, il punto non sarà Pac-Man, sarà l'angolo in alto a destra se siamo Blinky. E se siamo gli occhietti hanno come target la casetta. E se siamo dentro la casetta, beh, in quel caso il target è l'uscita. Quindi vedete, in situazioni diverse dovrò fare esattamente la stessa cosa che ho qui davanti. L'unica differenza sarà che questo punto non sarà il punto di Pac-Man, ma sarà il punto dell'entrata della casetta, oppure sarà dentro la casetta, oppure sarà un punto dell'angolo, un angolo dello schermo, eccetera. Quindi ho la possibilità di riciclare questo codice solamente se lo includo in una funzione. Se io invece prendo questo codice, lo copio e lo incollo, lo copio e lo incollo, cosa che ho visto fare gli studenti, se c'è un bug qui, ci sarà anche lì dove l'ho incollato. Invece bisogna sempre centralizzare dove è possibile. Cioè questo è un codice che viene riusato e allora facciamo una procedura di utilità che prende ad esempio in ingresso il target, cioè la posizione in cui deve andare sto benedetto fantasmino, e in uscita produce la direzione in cui dovrà andare questo fantasmino, perché alla fine è quello che deve decidere la direzione. Quindi possiamo fare un metodo di utilità protected, un po' come checkpoint rigid, lo facciamo virtuale anche se questa classe non verrà ereditata, però chi lo sa mai, magari qualcuno vorrà ereditare questo ghost, fare un super ghost, non lo so, non è void quello che ritorna, restituisce una direzione e lo possiamo scrivere come lo nominiamo questo, choose next dir, per esempio, scegli la prossima direzione a partire però da un punto target, cioè qual è il tuo obiettivo, in funzione del tuo obiettivo io ti scelgo la prossima direzione da scegliere. Quindi questo bel codice ce lo mettiamo in una funzione, che è quella che ho appena detto, e tutto questo codice lo togliamo da qui e lo mettiamo qui,
Ovviamente adesso dobbiamo stare un po' attenti alle cose che non tornano. Questo non va qui, ma io dobbiamo, questo sarebbe praticamente il target. Quindi minimizziamo l'istanza preidea dal target e qui ci mettiamo la chiamata a next dir, choose next dir di path one post. E quindi vedete anche come questo codice diventa molto più snello. Se stai in modalità chase, devi andare nella direzione che insegue Pacman. Vedete anche come è più leggibile il codice. Dobbiamo stare attenti, però, a quello che stiamo facendo qui. Qui l'obiettivo è quello di restituire una direzione, quindi dobbiamo innanzitutto definire una direzione di output, choice, chosen dir, quello che vi pare, gli diciamo inizialmente unknown. Anche se non ci piace restituire unknown, dovremmo essere sicuri che restituiamo sempre qualcosa. In effetti qui restituiamo l'inverso e qui, beh, qui siamo sicuri che si entra dentro questo ciclo, siamo sicuri che è inizializzato con più infinito, quindi entriamo qua dentro. Quindi praticamente restituiamo sempre una direzione diversa da unknown, sempre, sempre. L'importante però è che questo lo mettiamo uguale a questo. E così questo, e poi alla fine possiamo finalmente restituire quello che abbiamo definito all'inizio come unknown, ma poi in qualunque punto del codice noi questo lo andiamo a settare appropriatamente. Dice che ha bisogno dei nodi, e beh, certo che ha bisogno dei nodi, poveretto. Lui deve usare il grafo per fare questi ragionamenti, quindi ci sta che lui usi il grafo. Spostiamo quindi le richieste del grafo dentro choose next dir. A questo punto il nostro codice diventa ancora più snello e sembrerebbe appunto davvero molto molto più anche leggibile. Uno dice: ma perché l'hai fatta sta cosa? Dovevi ripartito con la scelta della direzione casuale. E come fai adesso a riusare questo metodo per la scelta della direzione casuale? Beh, ragazzi, perché se ci pensate, la scelta della direzione casuale si può pensare come un caso particolare di choose next dir target. Perché ad esempio, se noi gli diamo come target un target invalido, per esempio, se gli diamo meno 1, ora che vuoi? QPoint meno 1, identify Q is undefined. Ah, ok, sì, questo è un valore di default, lo devo mettere nella dichiarazione del metodo. Dicevo, abbiamo diverse strategie qui possibili. O inseriamo un flag di tipo random, che forse è la cosa anche un po' più comprensibile. Cioè, se uno mi dice random true e di default è false, io il target lo ignoro proprio, me ne frega proprio niente. Anzi, posso proprio dare un valore di default, per esempio 00. Non necessariamente valori di default, perché comunque è posizionale purtroppo in C++, quindi se io devo dare random devo anche dare target, quindi che c'è un valore di default non è molto di aiuto. Questo però può essere di default, perché lo scopo principale di questa funzione è di non essere casuale, però in alcuni casi particolari io se gli dico random true, se gli do true, beh lui la sceglierà casuale. Quindi adesso ho questo parametro e dove lo uso questo parametro? Beh, tutto questo discorso di cercare di non andare nella direzione inversa rimane, ma qui, anziché minimizzare la distanza, dirò semplicemente if random, se la scelta è casuale, beh, allora, ecco qui il fatto che questa sia una lista un po' mi disturba perché io vorrei fare un accesso adesso casuale, si può fare anche con una lista e con un iteratore, però viene più comodo per esempio usare un vector, perché adesso usando un vector io dirò se è random, allora la direzione è un accesso casuale al vettore delle direzioni candidate, cioè un accesso casuale tra 0 e la dimensione di questo vettore. Io non lo so quanto è grande questo vettore. Quindi se questo vettore è grande 3, quindi ha tre direzioni possibili, sceglierò un numero casuale tra 0 e 2
e quindi sceglierò una direzione casuale. Ovviamente questo si arrabbia perché devo convertire questo in una direzione, è un intero, lo devo convertire in direzione. Altrimenti tutto questo. Quindi rimane comunque il discorso di minimizzare la distanza rispetto al target. Quindi se è casuale, il target lo ignori e lo scegli casualmente, altrimenti minimizzi rispetto la distanza di criteria rispetto al target. A questo punto questo non è direction rand percentuale 4, non scegli una direzione casuale tra tutte e quattro, ma una tra quelle rimaste rispetto all'aver escluso la direzione inversa. E a questo punto non dovremo mai più vedere il fantasmino che va avanti e indietro, non può tornare indietro quando sceglie una direzione casuale. Quindi, per esempio, dobbiamo adesso usare questo metodo, gli diamo, che ne so, un target qualunque, tanto lo ignorerà, e gli diciamo true, scegli una direzione casuale. Proviamo il risultato, dovremo vedere un fantasmino che si muove casualmente come prima, ma mai invertendo la direzione. Ovviamente quando sto in modalità... Beh, mi pare che non inverta mai la direzione. Facciamo un altro tentativo. Dovrebbe andare nella casetta, seppure, dai, che seppure... Ecco ragazzi, questo che sta succedendo, perché sta succedendo questo? Perché il fantasmino non è intelligente. Beh, innanzitutto nessuno gli ha detto che nella casetta lui non ci deve entrare se non quando sta in modalità occhietti, item, come si chiama. Vabbè, lui c'è entrato, ma perché sta rimbalzando? Perché non è intelligente, e quindi lui minimizza la distanza con l'idea, quindi lui dice a me conviene, purtroppo non riesce a capire che gli conviene uscire, perché uscire significherebbe scegliere una distanza più grande da Pac-Man. Quindi in questo momento il Pac-Man è in una posizione tale che tiene in scacco il fantasmino. Spero che innescando movimenti casuali questo fantasmino possa casualmente appunto uscire. Niente, non esce. Adesso esce perché chiaramente è attratto dalla minor distanza del Pac-Man che gli stava sopra. Va bene. Comunque la cosa importante che dobbiamo dimostrare è di non tornare indietro. Tra l'altro, questo to-do, cioè in modalità scatter il fantasmino dovrebbe fare il giro, dovrebbe scegliere un angolo dello schermo, lo possiamo fare in una sola riga di codice, ragazzi. Perché qui possiamo dire, caro fantasmino, quando sei in modalità scatter, scegli la direzione che ti minimizza la distanza dal target. Quale target? Se siamo blinky, ovviamente adesso io qua dovrei fare una if, se siamo blinky il nostro target è in alto a destra, se siamo inky in alto a sinistra, vabbè, però facciamo una cosa a scopo dimostrativo. In alto a destra, in alto a destra è l'angolo, appunto, in alto a destra del livello. Come faccio a avere questa informazione? Il punto in alto a destra del livello, dove lo piglio sta cosa? Vediamo un po'. Caro livello, tu mi sai dire qual è il tuo punto in alto a destra? Il livello non me lo sa dire perché c'ha soltanto grafi, anche se potrei dirgli il nodo più in alto a destra, però devo fare un ciclo, insomma, vorrei risparmiare questa cosa. Però il gioco c'ha un getter di scena e la scena sa qual è il suo punto in alto a destra, quindi io potrei dire, caro gioco, dammi la scena. Scena, dammi il tuo punto in alto a destra. Adesso non so se esiste una specie di in alto a destra. Scene, sin, c'è bounding rect? Rect? Sin rect, eccolo qua. Questo è il rettangolo della scena. C'è in alto a destra, dimmi che c'è. Bottom left, top right. C'è top right. Questo però restituisce un Q-point F. Ovviamente Q-T ragiona sempre in coordinate float. Noi abbiamo il Q-point, benedetta conversione da intero a float, sarebbe stato carino che ce l'avessero fornito un costruttore di conversione, un operatore di conversione, non ce l'hanno dato e quindi non lo so, o lo definiamo noi da qualche parte o... Perché
perché se questo adesso noi lo facciamo diventare F, poi abbiamo dall'altra parte, e la tentazione di fare un doppio metodo, lasciatela stare, perché no, la tentazione di fare template nemmeno, perché questo è un metodo virtuale, non si può fare template, quindi niente, facciamo un metodo di utilità, pazienza, un metodo che restituisce un coupon F, quindi tu coupon F, un metodo che prende un punto e restituisce il coupon F equivalente. E come, indovinate un po', niente di nuovo. Quindi un metodo di questo tipo. Ci siamo definiti il nostro metodo di utilità, e a questo punto lo invochiamo qua dentro. No, è il contrario, ho sbagliato. Da F dobbiamo, comunque potrebbe essere utile anche quello, quindi lasciamo tutte e due. Ci serve da F il coupoint intero. Quindi tu coupoint F, e a questo punto facciamo così. Qua dovremmo fare un discorso anche di approssimazione. Facciamo un'approssimazione con parte intera inferiore, anche se sarebbe più opportuno fare un'approssimazione vera e propria, però ragazzi, come si fa? Basta aggiungere 0.5, perché questo evita che si usi la parte intera inferiore. Questo è un trucco che serve per approssimare un float in intero più vicino possibile. Questo funziona solo se è positivo il punto, tra l'altro, quindi insomma questa funzione non è proprio precisissima per numeri negativi, però per adesso ci accontentiamo. Quindi toCoupoint adesso non dovrebbe lamentarsi. Cosa si lamenta? Game sin sin rect, ok, questo non è un puntatore, questo è un rettangolo. Perfetto. Ma mica lui ce l'aveva il convertito, no, non ce l'aveva, quindi è stato giusto fare l'operatore di conversione. A questo punto proviamo, se cerchiamo, quindi generiamo il fantasmino in modalità scatter, praticamente dove nel livello, lui quando legge il livello genera il fantasmino secondo la modalità desiderata, che di default è chase, dovrebbe essere. Noi ci mettiamo scatter. Ghost, scatter, no, non è ghost, è scatter. Ok, quindi dovremmo vedere adesso un fantasmino che gira in alto a destra, com'è nel gioco originale. Nel gioco originale, quando parte il gioco, lui parte in scatter, non parte in chase, Blinky. Quindi abbiamo fatto praticamente anche la modalità scatter, ma lui si arrabbia tantissimo, dice che non trova... sì, ha ragione, questa è una funzione, deve essere statica, altrimenti lui la definisce tante volte, una funzione definita una sola volta. Questo è un header incluso da tanti, tra l'altro è un header in cui non c'è c'è pragma once, ma non, comunque lui lo definisce più di una volta questa funzione, va definita statica, anzi forse era meglio pure farla inline. Queste sono le trappole del C++. A noi oggi interessa più la logica. Vediamo un po'. Se ne sta andando in alto a destra e purtroppo, molto tristemente, fa quello che fa il Blinky del gioco originale, cioè gira in alto a destra. Ovviamente questa cosa nel gioco originale, lui ha anche qui delle durate. Sta in scatter per 5 secondi, poi 10 secondi di chase, poi 5 secondi di scatter, ci sono proprio dei cicli di alternanza tra scatter e chase, adesso invece è in modalità casuale. Ok, rigeneriamolo però in modalità chase di default, perché ci servirà poi per l'intelligenza artificiale. Un'altra cosa che non abbiamo fatto è che quando il fantasmino entra in modalità in modalità frightened, dovrebbe rallentare, cioè la sua velocità dovrebbe diventare quella appunto assegnata per ghost slow quando è in modalità frightened, o addirittura quando si teletrasporta nei pressi del teletrasporto, oppure rallenta.
quello pure è da fare, però mo non andiamo, facciamo proprio tutto. Beh, intanto questo si può fare, velocissimo. Quando lui si spaventa, dove stai? Quando tu ti spaventi, oltre a invertire la direzione, devi anche cambiare velocità. Quindi la tua velocità, la tua moving speed, speed, come l'abbiamo chiamata? Speed, adesso diventa quella dei fantasmini che si rallentano. Speed, questa, come si chiama? Speed Ghost Slow. Non ci dimentichiamo però che quando invece lui ritorna in modalità normale, quando finisce di spaventarsi, quando è che finisce di spaventarsi? Qui, Frightened the Force, Frightened Encounter 0, e quindi la velocità ritorna normale, quindi speed ritorna normale. Ecco ragazzi, quando voi dentro un metodo di animazione fate tutte queste cose, beh allora ragazzi, i cambi di questo è un cambio di stato, cioè il fantasmino passa da frightened a non frightened. E beh, ragazzi, forse così come abbiamo fatto frightened, andava fatto l'unfrightened, cioè esci dalla modalità frightened. Vediamo fa. Perché chi hai visto mai che magari qua bisogna fare anche altre cose? Quindi una modalità, per esempio, un metodo sempre il frightened era pubblico. Perché lui dall'esterno gli ci dice di spaventarsi, ma lui si risveglia da solo, decide lui quando. Quindi lo facciamo privato, protetto in realtà, e diciamo unfrighten, cioè despaventati, cioè esci da questa modalità. Unfrighten. A questo punto l'unfrighten è la negazione del frighten, quindi è quello che abbiamo messo nella web. Sentite ragazzi, di colpo ho sentito le ventole che si sono spente. Spero non sia un brutto segno del computer. Non vorrei aver chiuso Google Chrome. Ok, è aperto. Sono un po' preoccupato perché le ventole servono a raffreddare, evitare che il computer si surriscaldi. Quindi se le ventole si spengono, significano due cose. O non ne ha bisogno, ma siccome ne ha sempre avuto bisogno durante le lezioni, boh. Speriamo bene. Quindi se non mi vedete più da un certo punto, da un certo momento in poi, mi si è fuso il computer. Vabbè, siamo qui, dobbiamo a questo punto invocare l'unfrightened, vedete che è molto più elegante, e qui, ok, sono ripartite le ventole, e qui ci mettiamo, no, scusate, ho sbagliato il copia e incolla, questo non va qui, ma va qui. Quindi lui si despaventa. Se tra l'altro lui si despaventa solo se è in modalità frightened, quindi vedete è proprio lo speculare di frightened. Quindi se sono spaventato, allora mi despavento, resetto il counter e ritorno alla velocità nominale. E adesso l'animate è molto più elegante perché non contiene un codice non di sua competenza, non è responsabilità dell'animazione, capire come si cambia lo stato di frighten. Sono ripartite le ventole, quindi ora sono più tranquillo e vediamo se il fantasmino rallenta. Alla fine, da qui è partita la nostra discussione. Quindi, quando io mando questo, il fantasmino rallenta, cioè, perfetto, e poi dovrebbe ritornare veloce. Ok, benissimo, benissimo. Possiamo finalmente passare invece alla morte. La morte è un altro cambio di stato del fantasmino quando Pac-Man se lo mangia. Quindi quando sento puzza di bruciato, speriamo bene, quando Pac-Man se lo mangia, dove sta? Abbiamo detto che dobbiamo dire a fantasmino, ehi fantasmino, ti ho mangiato e quindi. Per esempio, così come abbiamo fatto il metodo frighten, che è un comando esterno, cioè io ti spavento, dovrei fare anche un metodo esterno di tipo ti ho mangiato, eaten. Quindi ti ho spaventato, ti ho mangiato. Questi sono, possiamo chiamarli external events, cioè eventi che dall'esterno ho comandi che qualcuno mi impone, quindi qualcuno
mi ha spaventato, qualcuno mi ha mangiato. Ovviamente questo adesso dobbiamo capire come implementarlo, però intanto abbiamo comunque degli indizi qua. Perché non è molto diverso dal, alla fine è una questione di cambiare la velocità, cambiare il, lo stato, cambiare le texture, ma alla fine è molto simile a quello che abbiamo fatto, quindi ci verrà sicuramente d'aiuto quello che abbiamo fatto. Quindi Ghost Eaten, e intanto diciamo a Pac-Man, ok, caro fantasmino, ti ho mangiato. Vedete com'è bella la programmazione oggetti? Mandare messaggi tra oggetti, quindi io sono Pac-Man, dico a te fantasmino che ti ho mangiato. Oppure io sono Pac-Man e ho mangiato la Powerball, dico al gioco che qui dico al gioco che ho mangiato la palla, oppure dico al gioco, visto che sono morto, di cancellare tutti i fantasmini perché sta finendo il gioco. Bene, quindi per quanto riguarda Pac-Man, praticamente questa, ragazzi, veramente, ragazzi, questa di Pac-Man in 100 righe di codice probabilmente è la fine dell'implementazione. Io non credo che Pac-Man abbia altri tipi di comportamenti, l'abbiamo fatti tutti. Adesso è tutta una questione di intelligenza artificiale dei fantasmini, e gli score, la gestione dei punteggi, la questione del gioco, le musiche, ma il Pac-Man, tutto quello che doveva fare, l'ha fatto, e l'ha fatto in 100 righe di codice. Quindi pensate ai commenti che ci sono, quindi uno dice, un gioco così si può fare Pac-Man in 100 righe di codice? Certo, nella programmazione oggetti fatta bene, le classi dovrebbero comunque essere contenute come righe di codice, non dovrebbero essere 2000, 3000, 5000 righe di codice, cose che ho visto, significa che ha troppa responsabilità quella classe. Entity in accento, ragazzi, non è una coincidenza, il fantasmino ne avrà un po' di più, siamo a 170, perché il fantasmino comunque è forse la cosa più difficile di questo gioco, ma non sono 1000 in gioco, beh, il gioco deve gestire comunque tante cose, siamo a 200, però vedete come c'è un equilibrio, 100, 150, 200, non c'è un 5000 e un 10, da, insomma, un disequilibrio notevole tra queste classi. Quindi suddivisione equa di responsabilità. Ok, fantasmino, ti devi mangiare. Ti devi mangiare, tu c'hai uno stato, mi pare, c'ha uno stato il fantasmino. Il fantasmino ha uno stato che si può cambiare, quindi io gli posso dire, guarda, caro fantasmino, ti ho mangiato, quindi adesso vai in uno stato eaten. Ci vado a prescindere o devo chiedermi? Questo è un comando esterno, quindi chissà, magari qualcuno mi può hackerare. Quindi io sono un fantasmino non hackerabile, gli dico, guarda, io posso essere mangiato solo se sono spaventato. Non è che così mi possono mangiare in qualunque momento. Solo se sono spaventato io posso effettivamente accettare questo cambiamento di stato. Beh, mi stanno mangiando, che altro devo fare? Devo cambiare le texture, ma questo non compete a Eaten, dovrebbe competere all'animazione. Cos'altro c'è da fare qua? Cambiare la velocità? Beh, sì. Cambia la velocità assolutamente, quindi speed uguale, la velocità degli occhi è veramente la più veloce, speed, ghost, fast, quindi cambia la velocità. E che altro devo fare? Ragazzi, devo cambiare l'animazione e poi devo andare a casetta. Andare a casetta però lo gestisco nel metodo di avanzamento, quindi se sono spaventato, la direzione è casuale. Se sono scatta, la direzione è quella dell'angolo. Se sono chase, la direzione è il fantasmino, è Pac-Man. E se sono Eaten, devo andare a casa. Però attenzione alle precedenze. Chi viene prima? Se io metto qua else if Eaten, lui essendo spaventato entra prima qui e poi non entra qui. Come ce la gestiamo questa cosa? E beh, forse per esempio potremmo dirgli, guarda, se tu sei spaventato ed entri in modalità Eaten, beh, allora potrei per esempio dire che tu non sei più spaventato. Del resto questo ci verrà utile anche nel metodo di animazione.
un fantasmino che adesso è stato mangiato, non si può più dire che è spaventato, ormai proprio è in un altro stato. Quindi questo mi mette al riparo del possibile bug di entrare qua dentro. Quindi non entra qua dentro, non entra qua, non entra qua ed entra ovviamente in mod item. La direzione è, beh, adesso a chi chiedo il punto, ragazzi, dove dovrebbe andare davvero il fantasmino? Non dovrebbe andare all'entrata della casetta o nel punto in cui si è spawnato? Ragazzi, qua bisogna fare attenzione, non è banale come sembra. Allora, ditemi voi, dove volete farlo andare questo fantasmino? All'entrata della casetta oppure, fatemi vedere dove sta, faccio vedere il nodo. Classic nodes. Beh, perché non si apre? Dovrebbe andare. Allora, le possibilità sono due. O nel suo spawn originale. Però già questo ci fa capire che nel caso di Blinky il suo spawn è fuori dalla casetta. Ok, quindi dovrebbe andare nella casetta, ma dove dovrebbe andare? All'entrata? Il suo target è l'entrata o un punto dentro la casetta, secondo voi? Tra l'altro, Blinky. Un punto dentro la casetta. Ok, proviamo a fare quello. Però non mi ricordo Blinky, mi viene il dubbio se Blinky. Mi sa quello centrale, cioè proprio. Io non so Blinky quando viene mangiato dove va a finire. Ecco qua. Questo qua è Blinky ed è stato mangiato. Vediamo dove va a finire. Va a finire, vediamo un po'. Ah, ok, nel punto centrale. Vabbè, dentro la casetta, quindi il punto centrale dovrebbe essere sempre lo spawn di Pinky. Questo è rosa, è lo spawn di Pinky. Quindi dovrei dirgli nel codice, il target è livello. Per favore, mi dai gli spawn? Ce l'hai un getter? Sì, c'è il getter. No, non c'è il getter degli spawn. Il livello ce l'ha sicuramente gli spawn. C'ha un vettore ghost spawn node. Ce l'ha un vector? Ok, c'ha ghost spawn node dell'indice. L'indice del fantasmino. Quindi dammi lo spawn di Blinky. Pinky, no, non di, perché Blinky sta fuori. Dammi lo spawn di Pinky. Non gli piace questa cosa perché get spawn. Ah, questo dà il nodo, non dà il punto. Quindi devo fare di nuovo un altro getter di tipo dammi il punto. Quindi dammi il vettore dei nodi e tra questi. Voglio il nodo che corrisponde all'indice di spawn di Pinky, quindi dentro la casetta. Professore, scusi, Sì. Sì. ma se mangio rapidamente due fantasmini, come non dovrebbe fare una sorta di controllo, Sì. Sì, e no, magari allora. se quella posizione è occupata? Allora, ragazzi, in verità no, ogni fantasmino dovrebbe tornare. Ah, vediamo un po' che succede. I vari fantasmini quando vengono mangiati, che succede? Allora, questo ha mangiato Pinky torna al centro. Ha mangiato chi è questo qua? Questo è, beh, non era questo che ha mangiato, non dovrebbe essere Blinky questo qua. Vediamo dove va. Vedete che lui è andato al suo spawn? Quindi ognuno ritorna alla sua spawn position, tranne Blinky che avendola fuori riutilizza quella di Pinky. Ragazzi, l'eventualità che sia Blinky che Pinky vengono mangiati nello stesso identico istante, cioè quando si incrociano e Pac-Man li mangia, a parte che è remota, ma anche se fosse, comunque loro hanno, quando vanno nella casetta e poi escono, hanno due target diversi, quindi comunque poi si dirameranno, ok? Però mi rendo conto che c'è un'eventualità in cui, a parte che loro non possono collidere, quindi al massimo si sovrappongono, ma è un problema minore. Il problema maggiore che in realtà io sto cercando di innescare, lo inneschiamo, è che, beh, adesso intanto dobbiamo cambiare le texture, quindi andiamo intanto a cambiare le texture, se no non vediamo almeno la transizione. Allora, le texture,
Se lui è frightened, le texture sono quelle che sono, ma ce l'abbiamo le texture eyes, right, down, left, le abbiamo almeno caricate nel costruttore? No, non le abbiamo caricate. Non le abbiamo caricate e le andiamo a caricare. Quindi texture right, no, questo sarebbe texture eyes. Right, quindi devo aggiungere ice qua, qua e qua. Non hanno cicli di animazione, quindi non sono degli array. Down, left, e poi c'è up, che me lo sono perso per qualche motivo. Quindi text ice, up, right, down. Upright, down, left. E questo non serve il nome, ma basta dirgli ghost eyes, penso. Ovviamente bisogna andare nella sprite e assicurarsi che sia quello il codice relativo agli occhietti. Dove stanno gli occhietti? Uè, non mi dire che non ci sono. Questi sono i caratteri, questi sono gli score. No, non ci posso, non può essere, non ci sono gli occhietti. Ah, item. Ah, vabbè, si chiama item, vabbè. Ghost item right. Ghost item up senza zero. Ghost item right, ghost item down, dobbiamo stare attenti a questi codici, perché se facciamo un errore di battitura, quello ci mette la texture vuota. Quindi questo, 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 questo. Quindi ricontrolliamo, si chiami così, nella sprite. Ghost item right, up right, down left, up right, down left. Questo per quanto riguarda il caricamento delle texture. Per quanto riguarda il settaggio, in Animate bisogna dire, ok, se sei frightened fai quello che fai, ma se sei, qua ritorna utile, l'altra volta avevamo detto, un possibile altro approccio è quello di sostituire proprio le texture quando lui fa questo cambio di modalità. L'altra volta dicevamo non conveniva farlo. Adesso... forse adesso conviene perché questo è direzionale. Vabbè, seguiamo l'approccio dell'altra volta, si può fare in diversi modi. Comunque, dobbiamo praticamente farci tutte le direzioni. Quindi, se sei in modalità item, allora, solo in questo caso io ti vado a settare le texture senza divisore perché non c'è animazione. È soltanto una texture fissa, quindi textures eyes up, textures eyes right, eyes down e eyes left, senza accesso al vettore, perché non c'è ciclo di animazione. Ok. Abbiamo fatto la transizione in item, però non gli abbiamo detto quando uscirne. Beh, intanto vediamo che ci va a casetta. Certo, quello probabilmente rimarrà là dentro, ancora sti occhietti rimarranno là, non so bene se rimbalzeranno. Intanto vediamo se ci vanno sti occhietti. Quindi... Wow. Morto Pac-Man, non va bene. Come mai è morto Pac-Man? Vediamo un po'. Se lui allora collido col fantasmino, se il fantasmino è spaventato, non è spaventato, sono io a morire. Se invece, beh, qua questa è una bella domanda da farmi. Se invece lui è spaventato, io me lo mangio. Allora perché muore Pac-Man? L'indizio sta qua. Chi mi dice perché Pac-Man muore? È strano, perché muore?
Non dovrebbe morire, gli ho detto di... Abbiamo messo false nella morte. Bravo, siccome è, non ho capito, intendeva questo? Ho Eh capito. sì, Ok, avendo messo il... riguarda la morte, avevo detto, intendevo. Siccome il fantasmino appena viene mangiato subito si setta Frightened False, lui non è più spaventato. E quindi Pac-Man rientra qua dentro perché ci collide un'altra volta, quello sta ancora lì. Quindi al prossimo ciclo di gioco, quello ci collide un'altra volta. Stavolta non è più spaventato e lui entra qua dentro e muore. E allora come la risolviamo sta cosa? Magari specificando che... io, però dobbiamo stare attenti, cioè ragazzi, qualunque cosa facciamo, rischiamo, cioè se noi evitiamo che Pac-Man muoia, comunque lui poi se lo mangia. E se lo mangia, ma se l'era già mangiato, che fa? Se lo mangia in continuazione. Cioè ragazzi, lui non ci dovrebbe proprio entrare qua dentro. Cioè stiamo dicendo che se il fantasmino è in modalità eyes, cioè occhietti, anzi addirittura può succedere che Pac-Man sta per fatti suoi. Questi occhietti lo attraversano, certo che possono attraversarlo, non c'è collisione in quel momento. Quindi gli dobbiamo dire a Pac-Man di ignorare la collisione con il fantasmino quando è in modalità occhietti. Quindi if ghost and ghost mode non c'è un getter, dovremo farlo. Quindi oppure non è un getter di Pac-Man, è un getter. Anzi, possiamo fare anche il getter ci dà lo stato, magari è troppo, è dare troppe informazioni all'esterno. Is eaten, possiamo fare una cosa del genere, cioè è in modalità eaten. Return mod uguale eaten. Ok, quindi Pac-Man. Se stai collidendo con un fantasmino e quel fantasmino non è in modalità eaten, altrimenti non ci puoi collidere proprio, cioè è da ignorare, allora fatti questo controllo. Adesso dovrebbe non collidere più con il fantasmino dovrebbe trasformarsi in occhietti e questi occhietti potrebbero anche attraversare Pac-Man e tornare a casetta. Wow. Ok, quello che adesso succede è normale. È tornato a casetta, poi ci è uscito perché, ragazzi, ricordate che quello è il suo target, quindi lui una volta che raggiunge la casetta, noi dovremmo dirgli basta, fermati, ritorna fantasmino normale e esci dalla casa come fantasmino normale con un altro target, per esempio di nuovo Chase. Adesso succede una cosa strana che io posso addirittura rimangiarmelo, e questi sono i bug, quindi non so che sta succedendo, comunque è meglio non pensarci. Però questo è successo quando il fantasmino stava sopra. Che succede se io ci vado da giù? Lui ritorna a casetta? Sì, ritorna sempre a casetta. Quindi ha funzionato. È finito però il tempo, dobbiamo fare l'ultima volta. Ovviamente adesso ci manca proprio niente per finire il Pac-Man, a meno come obiettivi che ci eravamo posti, cioè quando raggiunge la spawn position. Quindi bisognava fare un controllo, indovinate 9, in advance. Quando raggiungi la spawn position e 6 item, devi ritornare nello stato di normalità. Ok, però non abbiamo più tempo, quindi lo facciamo la prossima volta, ma davvero stavolta sono 10 minuti, e poi possiamo finire. Quindi terminiamo qui.